Questi taccuini di viaggio che sono in mostra sono il risultato di una, diciamo, di un'esperienza che è accaduta a fine settembre tra Parma e Piacenza. È una cosa abbastanza rara perché i disegnatori sono arrivati da varie province, sempre diciamo tra l'Emilia, la Toscana, anche da Milano, per diciamo, viaggiare in 23 castelli. È un percorso originale, perché questo modo di muoversi, di stare insieme e di disegnare ha permesso di mettere insieme, tra virgolette, proprio su questi carnet che sono qui, un percorso che non è proprio così scontato o battuto, perché essendo distanti, ecco, questa è una cosa che io ero con loro, non disegnavo, ma insomma dire ero lo scudiero, e la cosa che non si percepisce qui, ma non si capiva nemmeno prima, sono le distanze. Questi castelli erano lontani uno dall'altro e a volte sono anche in posti un po', diciamo, difficili, e perciò i gruppi erano quattro, di tre disegnatori, e nello stile, diciamo, un po' al Signore degli Anelli, era proprio come, no, la compagnia che si è ritrovata l'ultimo giorno poi a Fontanellato, ma il primo giorno ognuno era sulle sue strade, ma con ritardi, con cose dovute allo spazio. Questa è una cosa che noi abbiamo visto, ma non si può vedere nei disegni, perché le pagine sono vicine, ma i castelli erano lontani. Cose divertenti sono state anche quando si arrivava nei castelli, dove c'erano gli appassionati di questi disegnatori che li stavano aspettando per farsi firmare, non so, il numero di Diabolico, il numero di Ratman, e ovviamente essendo tutti in ritardo c'era gente che aspettava da un'ora. E quindi insomma ci sono state queste cose, poi insomma tutte le storie di fantasmi, questi, insomma, abbastanza divertente la situazione, e speriamo che insomma... che questi disegni, questi carnet un po' raccontino queste storie.